Lo stop in campionato è già passato, deve esserlo perché la City Castavellino vive ore di vigilia per il confronto europeo. La Scandone è lanciata verso la gara di andata degli ottavi di Champions League. Al Taliercio domani alle 20.30 sarà primo confronto nel round of 16 contro l'Umana Venezia per il derby italiano sul palcoscenico internazionale. È un passaggio storico per la società irpina, alla prima sfida oltre i gironi di una competizione europea e pronta a dare tutto nei prossimi 80 minuti in Champions da dentro fuori. Il volo da testa di serie negli accoppiamenti regala il ritorno casalingo nel doppio confronto, con una Scandone chiamata a cancellare gli ultimi passi falsi registrati in trasferta sul territorio nazionale. Avellino in cerca di nuovi equilibri, l'arrivo di David Logan è sì un valore aggiunto, ma lo sarà a maggior ragione con il passare dei minuti sul parquet, con il vero ingresso nei meccanismi tra attacco e difesa della Sirigas. L'obiettivo dello staff tecnico è di inserirlo quanto prima nei giochi irpini, di concerto con la struttura di squadra da ricaricare al punto giusto e con margine di errore minimo per restare ai vertici. È in corsa negli obiettivi prefigurati di mese in mese. A Caserta è già sguardo rivolto alla trasferta di Trento. I bianconeri proveranno il riscatto dopo aver sfiorato l'impresa giocando alla pari di Milano per 40 minuti, ma di fronte avranno una delle formazioni più in forma del momento, che dalla gara persa ad Avellino dopo un supplementare ha cambiato volto con gli ingressi decisivi di Sutton e Marble per una striscia di 5 vittorie consecutive per la corsa playoff.